Buongiorno, buongiorno agli utenti della stampa.it. Siamo collegati con Paolo Baroni da Roma per parlare del provvedimento approvato questa notte dal Consiglio dei Ministri. Un provvedimento di tagli molto duri in molti settori della spesa pubblica. Paolo, io vorrei cominciare da una domanda che riguarda la scuola, perché un lettore ci chiede, vorrei capire che senso ha tagliare risorse alla scuola pubblica per darle alla scuola privata. Buongiorno, questa era una delle voci, diciamo, della vigilia. Poi il Consiglio dei Ministri è terminato a tardissima notte, non abbiamo ancora i testi integrali, c'è un riassunto, non ci sono tagli alla scuola pubblica, anzi c'è qualche piccola agevolazione come la possibilità di costituire una tesoreria unica che avrà maggiori disponibilità a razionalizzare la gestione delle risorse, quindi raggranellare qualche euro in più, qualche milione di euro in più. Si calcola che ci saranno circa 30 milioni messi a disposizione in aggiunta alle disponibilità delle scuole per le spese di funzionamento. Per le famiglie invece nel tagli e cuci del risparmia e reinvesti spuntano fuori 103 milioni a partire dal 2013 per favorire l'acquisto di libri scolastici. Acquisto, insomma, per assegnare gratuitamente libri scolastici alle famiglie che ne hanno bisogno. Una lettrice, Katia, si chiede, dato che questa manovra annunciata incide molto su un settore finora quasi mai toccato dai vari tagli, quello dei dipendenti pubblici, Katia, si chiede, non è che gli statali che hanno superato ogni tipo di ostacolo negli anni ce la faranno a superare anche questo? Questo è un dubbio legittimo, anche perché le misure sugli statali non sono immediatamente esecutive, perché il ministro della funzione pubblica Patroni Griffi deve completare la mappatura delle posizioni degli statali. Ricordiamo che la norma principale che tocca questo comparto prevede la riduzione del 20% del numero dei dirigenti e la riduzione del 10% dei funzionari. C'è una misura immediata che è quella che fa risolvere il rapporto di lavoro per tutti i dipendenti pubblici che maturano le condizioni per andare in pensione entro la fine del 2014. Questi dipendenti verranno messi in mobilità. Quanti sono? È difficile calcolarlo perché appunto la mappatura è ancora in corso, perché c'è possibilità di equilibrare una posizione rispetto ad un'altra. Però la norma è molto precisa, e poi soprattutto, diciamo, sono vincolanti le esigenze di risparmio, di spesa. Ricordiamo che il primo obiettivo è quello di risparmiare 4 miliardi e mezzo per evitare di far scattare l'aumento dell'IVA a ottobre. Una buona parte di questi risparmi verranno conseguiti con economie sugli acquisti, sulle gare per le forniture, ma poi nell'anno seguente la cifra deve salire e dovrà esserci un contributo molto significativo anche dalle voci di spesa del personale. Paolo, un'altra misura contenuta in questo decreto che sarà fonte di polemiche probabilmente ancora nei prossimi giorni è il taglio dei tribunali. Albertino vorrebbe sapere, ma davvero si risparmia riducendo il numero dei tribunali sul territorio? Il risparmio che ha indicato oggi il ministro di Grazia e Giustizia effettivamente non è altissimo, perché sono 50 milioni di euro di qua al 2014. Questo perché non è grandissimo, per quanto l'intervento sia anche questo dal punto di vista numerico significativo. Ricordo che sono in tutto 969 gli uffici che vengono soppressi, perché alle 38 procure, ai 37 tribunali che vengono accorpati con, diciamo, procure e tribunali vicini, vengono cancellate 220 sezioni distaccate e 674 sedi di giudice di pace. Non si risparmia tanto perché comunque la giustizia non si può tagliare tout court, i magistrati devono continuare a mandare avanti il loro lavoro, e quindi i risparmi in questo caso sono sulle spese generali di funzionamento,
sulla semplificazione della gestione delle sedi, però diciamo, in una giustizia che, come dire, è un po' malandata, fa fatica a smaltire, soprattutto sul fronte della giustizia civile, tutte le pratiche che ha, fare massa, come dire, rafforzare una sede chiudendone una più piccola forse aiuta, e quindi il risparmio non è grande, ma si può ipotizzare che ci sia un miglioramento dell'efficienza. Poi ci sono alcune zone dove forse avere in una provincia piccola, come ad esempio, faccio l'esempio di Cosenza, 4 o 5 tribunali forse è eccessivo nel rapporto popolazione magistrati, popolazione sedi giudiziarie. Capitolo sanità, Paolo, alla fine è saltata la norma che prevedeva il taglio dei piccoli ospedali, quindi i piccoli ospedali sono salvi almeno per ora. Un lettore vorrebbe sapere se questa è da ritenere una vittoria dell'efficienza o piuttosto dei localismi. Cosa ne pensi? Diciamo innanzitutto che la sanità è gestita dalle regioni, e quindi il governo da Roma non può decidere di chiudere il singolo piccolo ospedale. Può però giustamente indicare e fissare dei parametri anche qui di efficienza. Non necessariamente il numero dei posti letto, a seconda della specializzazione anche dell'ospedale, è indicatore di maggiore o minore efficienza. Quindi diciamo il dossier piccoli ospedali, che rimane comunque un problema da affrontare, è rinviato all'attenzione delle regioni. Dovranno essere loro a valutare se, quali e quanti e in che tempi, quali quanti ospedali e in quali tempi eventualmente disporre la riorganizzazione. Questo non è localismo, è corretto che siano le regioni a, come dire, a intervenire, però dal punto di vista, diciamo, del governo centrale si possono anche fissare parametri sulla totale dei posti letto, cosa che invece è stata fatta. Il vecchio parametro diceva che dovevano esserci 4,7 posti letto per 1000 abitanti, il nuovo parametro dice che si dovrà andare a 3,2. Questo significa che, prendendo i dati del 2009, ci sono 26.000 posti letto in più, 9.000 sono già stati, come dire, ridotti per iniziativa delle singole regioni, soprattutto quelle che sono sottoposte a rientro a commissariamento, a rientro dai deficit eccessivi, ne rimangono circa 16-18.000 da ridurre. Però non è tutto qui il conto che paga la sanità, il grosso dei risparmi arriverà da una gestione diversa degli acquisti e delle forniture. La settimana scorsa abbiamo pubblicato una pagina con molte cifre e un dossier integrale sul nostro sito, lastampa.it, dove si vedeva che, a seconda della tipologia di acquisto, vuoi la semplice siringa di plastica, la garza, piuttosto che invece la protesi o altri dispositivi molto più, diciamo, di valore, costosi, ci sono delle differenze di prezzo eccessive. Una siringa può essere pagata 2 centesimi come 8 centesimi. Se tutti gli ospedali e le ASL pagano la siringa 2 centesimi, capite che il risparmio è, certo, immediato, automatico, e consente di, come dire, utilizzare in maniera diversa le risorse che si hanno a disposizione. Certo. Paolo, l'ultima domanda arriva da Sergio e vorrebbe sapere qual è la posizione dei partiti su questa serie di tagli, e soprattutto se non si corre il rischio che in Parlamento poi venga stravolta. Certo, il Parlamento è la prossima incognita, ci può essere, non dico un rischio pantano, ma insomma un pericolo c'è, però questo è un decreto e quindi c'è un tempo contingentato per la sua conversione in legge. Uscirà già oggi sulla Gazzetta Ufficiale, entro 60 giorni andrà convertito in legge, e quindi abbiamo tutto luglio e tutto agosto per
BCI ha già detto che sono, certamente ci possono essere dei sacrifici nelle misure adottate, ma sono sacrifici utili e quindi appoggerà l'azione del governo. Il PDL non ha al momento preso una posizione a 360 gradi sulle misure, poi su magari singoli punti, singoli aspetti ci possono essere dichiarazioni o distinguo. Ovviamente i governatori regionali hanno molto da ridire sul pacchetto sanità e sul taglio dei trasferimenti. Il PD invece è molto in allarme perché teme che la manovra sulla sanità possa arrecare danni, possa ridurre i servizi e c'era un certo allarme anche sul fronte dell'accorpamento delle province perché ovviamente essendo un intervento anche questo che sulla carta si presenta molto, molto forte, perché parliamo del dimezzamento delle province, ovviamente crea qualche problema. Per quanto poi invece l'associazione, tra virgolette, il sindacato dei presidenti di provincia sia abbastanza disponibile e poi ovviamente i sindaci delle città che diventeranno città metropolitane sono certamente favorevoli rispetto all'accelerazione che con questo decreto viene impressa al varo finalmente delle città metropolitane, che razionalizzano ed evitano la sovrapposizione tra una grande città e che ha il comune e che è guidata insomma, e un'amministrazione provinciale che quasi si sovrappone come anche bacino territoriale. Grazie mille Paolo, grazie agli utenti della stampa.it e l'appuntamento come al solito è per la prossima settimana. Grazie mille. Grazie, buona giornata.